che fra poco andrà in scena. A Pino Pungitore, Cameron, a Mimmo Carchetti e Mimmo Furlano per la messa in opera dello schermo, per il trasporto delle sedie, eccetera. A Sonia Lazzano, per la sua necessaria e riconfortante collaborazione. Ai protagonisti, che ancora una volta hanno ascoltato l'invito di Don Pasquale, e soprattutto per il sacrificio che hanno dovuto affrontare per preparare l'opera teatrale, che vi vado subito a presentare. Il titolo, Il quasi morto, ossia Don Ciccino. Il testo cerca di mettere in risalto tra scene brillanti e situazioni comiche la vita di certi anziani che, pur avendo la possibilità di vivere in modo agiato, si rinchiudono in un proprio guscio. Pensando che il mondo in cui vivono, essendo cambiato troppo in fretta, non gli appartiene. Don Ciccino è uno di questi, è un ricco signore che ha sfruttato i momenti propizi offerti dalla vita per accumulare averi. La sua origine umile e povera lo ha reso avaro e molto diffidente. Nonostante i soldi, abita in una modesta casa e vive, per sua volontà, quasi nella miseria. Un modo per restare legato a quella vita stentata che lo ha segnato. Egli è rimasto stile vecchio padrone, alquanto antiquato nei modi e nel pensiero, rimpiangendo ogni istante l'antica generazione. Per tale motivo è abbandonato da tutti, anche dai parenti più stretti, e cioè i nipoti. Solo una di loro va a trovarlo assidualmente, Mela. Il vecchio crede che tutti si aggirino attorno a lui come i rapaci nell'attesa di un cadavere per accaparrarsi i suoi averi. Con lui convive un giovane, Carmelo, accolto in casa da piccolo perché è rimasto orfano. Infatti la madre di Carmelo prestava servizio presso Don Ciccino. Morta ancora giovane, lasciò il bambino senza alcun parente e si fece promettere dal vecchio che avrebbe aiutato il figlio. Don Ciccino, mosso da pietà e per mantenere la parola data, non avendo figli ma solo i detti nipoti, lo ha cresciuto e lo ha fatto studiare, ma malgrado ciò ha sempre mantenuto un certo distacco. Donna Peppina, invece, rappresenta l'altra faccia della vecchiaia, viva, aperta ai cambiamenti. Il finale è a sorpresa e di sicuro incoraggiamento per gli anziani, che nonostante l'età sono chiamati a vivere nella gioia, trasmettendo il meglio di sé ai meno giovani. Vi prego di spegnere i cellulari e vi auguro buon divertimento. Thank you.
che aveva la cisterna e aveva anche l'acqua. La luce si conquistava con la mattinata. Ci si alzava alle 4 della mattina e ci si coricava quando scuriva. C'era dunque bisogno della lampadina e con una stella così grande nel cielo. Non vuoi inutile parlare, il progresso è arrivato alle porte di questa casa. E la sua stella dov'è? Perché a me non ha portato niente, né lui né altri. E poi ci ho sempre raccomandato di usare l'acqua della cisterna. È pura, genuina e non fa male, perché non passano le stagne nei cubi. Non ha il sapore del cloro e del magnesio. E soprattutto non si pagano da più tasse dell'acqua inutilmente. Il secondo motivo è più vicino a voi. E poi per tirare l'acqua dalla cisterna ci vorrebbe un motore. Perché tu sei morto? Non ce la fa tirare su con un secchio. Guardate un po' cosa c'è qui. I giovani d'oggi, siete tutti morti. Mi sa che il cuore è andare in bagno. Ah, Don Ciccino, me li date questi soldi, sì o no? No, ma come ti permette di alzare la voce in casa mia? Perché non mi sento bene, no? Che persona ostinata è rimasta 40 anni fa. Siamo nel 2000 e ancora credi di essere nel 50. Che dobbiamo fare? Che vuole fare? Sono qui nel letto. Io sono il prevedi del letto. Ti vedo, mica sono cieco. Non sono come un buco, chi è? Mi viene una cosa. Vado a ammazzarmi, lo so, ormai l'ho scoperto. Volete tutti la stessa cosa? Se sapesse. Volete la mia morte. Ma io caro mio mi tengo forte. E allora tenetevi forte, perché stasera non si mangia. Dovevo fare un po' di spese. Ma perché soldi non ce ne sono? Stasera mangiamo aglio. Oppure pane e cipolla. Ottimo! Il pane sale, la cipolla, oltre a disinfettare mette sangue. Sopra ci mettiamo un bel bicchiere di vino e abbiamo mangiato. Perché tu mangi con me? Non è vero forse? La cipolla c'è, il pane manca e il formaggio nella bottega. Ma come, il formaggio non l'hai comprato l'altro giorno? È un quarto di quello di formaggio quanto doveva durare. Tu mangi di nascosto, come i topi. Ah, Don Ciccino, a me questi discorsi non piacciono. E meno male che siamo tra due stanze. Ah, adesso bene, tra due stanze. Dove ci sono io però tu non ci sei, perciò... Perciò? Perciò tu fai quello che vuoi. Chi mi trattiene qua non lo so. Dove vorresti andare? Anche all'inferno. Ma perché non ci vai? Perché i posti sono tutti occupati. Ecco questi che faccio, non posso pagare neanche i diritti postali. Ma non devi pagare tanto.
quali dicono di essere quasi morti sono così perché lo vogliono loro. Si fossilizzano in quell'etere e non si alzano più. Movimento, movimento, caro Ciccino. Il movimento agevola la vita, lubrifica le articolazioni e soprattutto mette in funzione il motore. Fino a quando nostro Signore mi vuol far godere la luce del sole e dalla grazia di farmi funzionare le gambe, mi muovo, mi sposto per vivere, per non morire. Esattamente, fin quando sei viva. Perché dopo morta ci pensano i vecchini a spostarti. Ma le cose per questo mi muovo anch'io. Certo, dal letto alla cucina, dalla cucina al bagno, dal bagno nel letto, percorso di Formula 1. Però mando cibi leggeri e genuini. Pane, cipolla, formaggio, accompagnati da un bel bicchiere di vino. Precisamente come 50 anni addietro. Non ti sei messo d'accordo con quella cosa più di Carmelo? Perché non fatti male per povero ragazzo non riesco a capire. Se non fosse per lui vediamo cosa faresti. Starei sicuramente meglio, te l'assicuro. Un solo, come un cane. Io sono abituato all'antica, mi piacciono i sapori forti. Sono vecchio. Della terza età vuoi dire? Sì, quando uno muore che cosa è della quarta. Non fa un bel piacere. Spiritoso. Ma senti, perché non ti alzo e ci andiamo a fare una bella passeggiata insieme? E dai, oggi c'è una bellissima giornata. Se ci dico che non mi posso muovere, che sono tutto pieno di dolori. No, dove vuoi arrivare? Ma dove possiamo arrivare? In chiesa madre o in piazza? Lì rimango qua. La mia vita l'ho vissuta qua e ormai non è proprio queste 4 ore. Ti spaventi di uscire? Nella vita nulla mi ha fatto paura. E allora perché esiste stare qui? E che c'è da fare fuori? In questo paese non c'è un centro per gli anziani. Non devi fare quello che c'è. Come che devi farci? Il centro potrebbe essere uno stimolo, un motivo per uscire. E per così dire una zona franca per le persone della terza età. Ma in genere si paga? Che cosa? C'è. Quale centro? No, non a posto siamo. Hai detto zona franca. Ma sempre i soldi, pensi? Io? Ma se tutti quelli che mi state attorno non avrei dato da me che i soldi, le proprietà, le devo pensare. Io non ho che fare delle tue cose, non ne voglio. Zona franca vuol dire zona libera, nel senso che gli anziani possono svolgere le attività che più li gratificano in piena autonomia e in piena libertà. Certo che hai imparato a parlare in un modo... Caro mio, nella vita bisogna leggere e aggiornarsi. Che c'è da fare in questo centro? Ce ne sono cose da fare. Prima fra tutte potrebbe essere un luogo di incontro dove scambiarsi esperienze, parlare. Te le immagini a due che si incontrano, no? E uno dice all'altro, Ciccina, sai, ho un dolore nella spalla che non mi passa con niente. E l'altro gli risponde, uno ti preoccupare, no, nella gamba è una meraviglia. Tu sei chiuso. Sono rimasto nel luogo. No, sei rimasta 50 anni fa. Lo scambio di esperienze serve per aiutarsi. Oggi non si comunica più, o meglio, non si sa comunicare. Ci potremmo incontrare per fare una giocata a carte, a birilli, a bocce, a damo, a scacchi. Si potrebbero organizzare lezioni di ballo, che so, mazurche, tanghi, valzer. Il movimento in contatto, caro mio, rende più giovani, interessanti e vivi. Te l'immagina se Robigna che balla col bastone? No,
facili. Ho una casa, sono sola e sono felice. Ah, ora va però un po' più normale. Finalmente è il momento di lucidità. Io sono sempre lucidissima. La nostra condizione da anziani è brutta soprattutto quando ci combiniamo così. La solitudine, caro mio, uccide più di una malattia. Io per questo viaggio mi muovo, perché voglio vivere, mi voglio godere la vita fino a quando lo posso fare. Che può essere? Per me che siete?
Io mi ricordo di lei, è stata sempre una battaglia. Ma i tempi nostri. Ma che cosa dicevi? I tempi belli sono adesso. Ha ragione la Petana, erano bei tempi nostri. Di tutto quello che si produceva non si buttava niente. E poi i soldi costavano sempre. Giusto! Bravo! E i soldi bastavano per tutto lui. E l'aveva, chi non possedeva niente mangiava quando poteva. Però la vita era sana, non frenaria. Sana per quelli che avevano le proprietà. Come a certuni che conosciamo. Diciamo che non c'erano, o meglio, non si sentivano dire notizie come quelle che si sentivano sul televisore. Chi lo possiede? Io per esempio non lo sento. Non sente? Oggi ci sono apparecchi acustici fantastici. Che avete capito? Non è il televisore. Davvero? Ma costui è ancora vivo con la luce delle candele. Oh, e allora? Sono un uomo romantico io. Si scontruso, volevo dire recluso. Sarebbe senza dire più malattie. A proposito, lo sapete, lo aspetti morto. Chi? Salvatore mangia pane. No, Salvatore mangia pane. Quello che aveva la maglietta verde. Una volta, da quanto tempo non esci? Ora se ne comprate il fiorino. Aveva la stessa età, mamma mia. Perché l'altro giorno è morto la mia mamma. No, mi dispiace, Don Bertano, non ti faccio le mie sentite condoglianze. Perché? È morta la mamma. Ma che dite, donna Peppina? La povera è morta 2 anni fa. Ma non è che è morta. Maria è la chitarrista, la mia amica. Ah, questo lo sapevo già. Mi ha fatto una pena. C'è ancora una ragazza. Ma se aveva 70 anni. Mamma mia, ma se ne vanno gli amici. Perché la gente non me lo deve... Comunque, caro, basta! Avete fatto altre notizie fresche? No, oggi se me ne vado per... Per i fatti vostri. Ma meglio sarebbe, perché non lo fa? No, perché ancora devo vedere la posta. Faccio che anche a me bisogna prendere il sole con un bel giornale. Per ripararmi dal sole o per metterlo? Che cosa c'è nella leggere? Porto sempre un dito brutto. Certo, almeno servono per ripararsi la faccia dal sole. Io sono pieno di dolore, a cui potete vedere la posta con qualsiasi tempo. Mettilo mezzo paese a piedi. Ma come? Donna Peppina dice che quando uno si muove i dolori non ne vengono. Che c'entra? Non fa il mestiere da fare. Che si certo. Dopo questa... Vista. Vista! Dopo questa vita passata la colpella non c'è movimento che va bene. Beh, signori miei, vi lascio con la salute, arrivederci e teniamoci fuori. Se per questo non ci pensate. Arrivederci, non pensate. Arrivederci. Carissimo signor Ciccino!
atletiche. Ma possiamo anche pensare. Vi faccio una bella vista completa. A chi? A me? Non vedo altri male forti, scusate, volevo dire ammalati. Insomma, persone che stanno male. Sto storia, non dire che sta bene di me. Ma che c'entri tu? Questo lo giudicherò io, se permettete. Un momento, non ti parlo. Che devo fare? In genere è ancora di pazienti. Ha detto bene i pazienti. Ma siccome io pazienza non ne ho, se ne può andare, perché io non la faccio neanche una vera. Ti devi sposare, ma se dici che non ti puoi muovere, che sei tutto pieno di dolori, fatti visitare. Ma fatti visitare tu. Ma io sto benissimo andare nello studio. Sentite, Don Ciccino, non pagatemi la vista, ma almeno fatevi visitare per lo scrupolo di coscienza e per senso etico. Carmelo, mi fate veramente preoccupare. Quello esagera, è più coraggio di una carogna. Ma quando torna, se stiamo io? Non so io lo scrupolato, dottore. Vabbè. Se per lo scrupolo divento paziente. Ma ne ripeto che sto bene. Avanti, per prima cosa, visitiamo gli occhi. Perché la mamma mi pare divertito che ne stai andando? Vabbè, ho capito, non mi vuoi fare i piedi. Mi devi visitare anche tu? Ce lo sono salutare. Non mi metto come lo fa questa volta. Vabbè. Dottore, io la saluto, ci vediamo nello studio. D'accordo, signora, come vuoi. Sempre a disposizione. Arrivederci, e su con la vita. Che intendevo dire? Ah, quella peggio degli altri, quella è la sua parte. Comunque, dottore, per consiglio mio, quando la signora viene allo studio, le faccio direttamente una richiesta per ricovero psichiatrico, così per non perdere tempo. Che dice? No, niente, niente, lasci perdere. Cominciamo? Dite, quanto tempo fa avete tutte le analisi? Ogni anno ad ottobre. Perfetto. E cosa vi è risultato? Cosa vi è risultato, dottore? Non per modesto, ma non per essere modesti, ma il vino che ho prodotto io ha il grado giusto e non ha nemmeno quella acidità. Che c'entra il vino? Non è non mi chiesto delle analisi. Io mi riferivo alle analisi del sangue e dell'urina. Che ne so io? Le uniche analisi che conosco sono quelle del vino. Non ho fatto le analisi al sangue. No, non ci posso credere. Credo che siete già pubblicato. Male, male, male. Troppo male? Malissimo. Ascoltami, bro, si giri. Che cosa? Bronchi. Non mi preoccupate, voi dite 33. È un modo per sentire meglio i bronchi. Voi dite 33 e non mi preoccupate di nulla. Vabbè. 30. 33. No, così non va bene, dovete dire 33. Perché cosa ho detto? Voi avete detto 33 e non 33. Oggi i visitatori di questa casa mi sembrano tutti un po' pazzi. Dottore, io ho detto 33, comunque proviamo. 33. Mi sente? Se voi non lo dite, io non vi posso sentire. Ma che sordo? 33. 33. Ma sentito? No, ancora no. 33! Fate silenzio. No, ma che sta attento? Non mi tengo là dentro. E non ha mai visitato il mio cuore, vero? Sapesse quanto volte l'ho visitato. Se no, non ho nemmeno l'idea. E cosa vi è risultato? Un calcio nel paniere. Scusate, non capisco. Quando ho donato qualcosa, l'ho sempre donata col cuore. E in cambio cosa ho ricevuto? Calci. Ma mi prendete in giro. Non sia mai, non so perché. Io dicevo che il vostro battito non mi convince, sarebbe il caso di farmi visitare da un cardiologo. Un momento. Mi sentivo questo un momento. Ma non dite sciocchezze. Io vedo solo che il vostro battito non mi convince, non che state morendo. Non vi preoccupate, è ancora non è il momento. Misuriamo la pressione. E il dottore fa male? E come la misura? Non mi sento mica sulla tua della pressione. Non c'è stato bisogno perché mi vuole da solo. Ma è bene. Però una calcolatina non manca, tanto ci vuole. Sento che tipo era questo speciale. Oserei dire da università. Ma che dite, dottore? Se non fate le mamme scuole elementari. Dicevo che siete un tipo da studiare, in particolare. Datemi il braccio. Fa male. Non si preoccupi. Siete un tipo veramente speciale. Sono sicuro che se non fossi con lei non mi crederebbe nessuno. A questa età, senza mai aver fatto un controllo medico.
piano. Aia! Strano! Ma guarda che la cosa si sente abbastanza. Aia! Ma non è possibile! Dottore, che succede? Non mi distraete! Ah, dottore, caro, dottore. Ah! Ma è impazzito, morte subitanea! Ma che fate, vecchio rimbecillito, che non siete altro? Che faccio io? Non mi sembra un colpo di educazione che mi ha rotto una gamba. E poi che ne so io di scienza? Appena è andato il corpo più fatto sul mio ginocchio, il mio braccio si è mosso automaticamente. Ed è andato a finire sul posto sulla vostra faccia, ma che si trova in direzione? Voi siete tutta a rovescio, e sarebbe pure il caso di rinchiudervi. A me? Ma guarda, aspetta che faccio sentire io che mi hanno il numero dal 34 al 70. Nessuno mi ha mai trattato così. E ancora? Aspetta. Altro che così morto. Voi siete proprio vendete da me. Addio, e spero di non rivedermi mai più. Sono sicuro
veloci, prima di voi muoio io, disperato. Ma vattene di qua, appunto del dolore che non sei altro! Sapete bene che scherzo e che voglio bene? Nessuno vuole bene al vecchio, sono i miei nipoti. E non vado con qui, solo con te. Perché non è forse meglio che siamo soli? Quelli che mi siete dato ora, non ve ne date da me che i soldi? Ma che dite i soldi? Le proprietà, se facciano pure i soldi meglio ancora. Ma comunque non vale essere in faccia di entrare nella coppa. Ma basta, il figlio di... mi stava scappando. Quella poveretta di tua madre non c'entra niente. Brava ragazza, onesta lavoratrice. Una zona meglio che non parlava mai. Me la ricordo come se fosse ieri. Una ragazzina bella come una mela. Ma come ha potuto partorire così disgraziato? Io ti tengo qua solo per rispetto suo, per mantenere la parola data. Ricordatelo per rispetto suo, altrimenti ti avrei dato tante di quelle bastonate da farti meglio il giorno in cui sei nato. Quelle come voi, avete preso piede, soltanto perché avete trovato della gente onesta come la buona vita di mia madre. Gente che si alzava prima di voi e andava a letto dopo di voi. E la sera non sapevo se al posto della schiena avevo un pezzo di letto. La mattina a lavorare, la sera tanto per copiare pure. Il lunedì a praticare, gli altri giorni la stessa cosa. La domenica era festa, dove andava a messa. Come finiva la messa dove erano? A lavorare presso i campi, magari presso in mezzadria. I tempi erano questi, tristi. E finivano con le solite battute sui tempi tristi. Erano tristi per la gente come mia madre. Te ne vai? Vattene prima che mi dimentico che sei palmazzo. E chi sono? Ma facciamo andare a scuola solo per sparare. Ecco il risultato della democrazia. Il non rispetto. Lasciamo bene, per me che me ne vado. Ah, bravo, bravo. Vattene. Carmelo? Vai ad aprire, vedi chi è? Sto andando, non date il tempo. E adesso una volta rispondevano così. Non c'è più rispetto. Le bastonate erano gratis. Ogni frustata. Ma hai aperto? Accomodati, me. Come mai in queste zone infuocate e desolate? Mi trovavo a passare da queste parti che adesso vado a trovare da zio. Come sta? Lui dice che è quasi morto, ma a me pare più vivo di me di te. Entra, veloce mia. Per piacere mi fa vederti. Fatti vedere quanto sei bello. Ciao zio, come stai? Come devo stare? Come che ti malandati? Uno più da questo lato, l'altro da quel lato. A me veramente mi sembrano tutti e due da questo lato. Stati zitto! Che piacere mi fa vederti. Non mi sento tanto bene. E ti avevo detto? Prenditi una sedia, senti. Fammi un po' di compagnia. Mi dispiace, ma non posso intrattenermi molto. Devo andare a trovare la mia amica Fina, perché stiamo chiudendo un viaggio da organizzare quest'estate. Sai, il mio lavoro. Beati voi altri, che volete organizzare viaggi e gite. Io ormai può organizzare solo un viaggio senza ritorno. Organizzo un viaggio prima della legge di Carmelo. Sei meglio di me che scherza, quello che dice non lo pensa veramente. In fondo ti vuole bene. Ma che bene, quello mi scria. È stato dove le metto le mani. Ma non è l'ora che muoia. Ma che vai dicendo? È vero, mi spia. Conosci Carmelo da quando è nato. L'hai allevato come un figlio ed è sempre vissuto a casa tua. Se non ti fidi più a stare con lui, vieni a stare con me. No, mai. Io qua sono il che voglio morire. Ho il serpente a mattino. Beh, ma lo senti cosa dice? È un cucco, un aiutatore. E Carmelo, però non è giusto. Me l'ha detto mio cuore. Sai benissimo che io scherzo. E che gli voglio bene come un padre. Lui mi ha detto la vita e io sono pronto a dargli la mia. Bene, allora visto che sei pronto, perché non procediamo con lo scambio? Ha un udito? Ancora no, in seguito forse. Non è meglio subito? E avanti, sono fatti così tutti e due. Sembrate due bambini che si stuzzicano e si beccano a vicenda. A me piacerebbe beccare qualche salto. Comprensivo mi troveresti al manicomio, oppure in galera. Io... Carmelo, tu? Io ti volevo accompagnare. Grazie per quello che fai per mio zio, ti raccomando. Che bella scena! Tu!
Noi volevamo solo aiutarti. Ora devo proprio andare. Mi raccomando, stai tranquillo, Accompagno. Con Carmelo conosce già la strada. Ha ragione lo zio, non c'è bisogno. Grazie per quello che fai per mio zio. Non darei troppo peso a quello che dice lo zio, lo sai, andiamo. Però anche tu, cerca di non farlo arrabbiare. Beh, la sai che io voglio bene, anche se il mio cuore... Com'è finita? Arrivederci, ciao. Ciao, nipotina mia. E tu, sono coperti da strapazzo. Parlate con me. Perché c'è un'altra bestia in questa casa? È giusto, come c'è da voi, l'altro spiego. Ma mi sei detto che sono una bestia? Che io? Guarda che non sono perché sono nato. Tu, mia nipote, la devi lasciare perdere. Don Ciccino, io amo suo nipote. Chiudi. E ciò è quello che devi fare. Tu, mia nipote, non devi sperare nemmeno con gli occhi. Mi lasci finire. Io amo suo nipote più di una sorella. Siamo cresciuti insieme. E ciò non ti permette di darle tutta la confidenza che mi pare di aver visto prima. Don Ciccino, io sono quel giovane, istruito, sincero. Casca morto! Vostra nipote è bella, sincera. Ricca, così resisterati per sempre. Perché tu pensi che quando io morirò, siccome lei è l'unica rete che io riconosco, lo sarò tutto a lei. Non è così? Non vuoi non te ne parlare. Ogni discorso doveva finire nei soldi. Sì, sì, tutti belli siete. Meno male che ho questa nipotina così generosa. Agli altri tre bisognerebbe tirare il collo come si fa con i galletti. Sono peggio di te. Gli è tutti le cuffie. Non ti mangiarsi queste membra. Non muoiono. Chi può essere? Per me non vai da bere. La vita di sacrifici, un'ora senza nessuno. Appena due ore messi da parte e tutti si stanno col fiato sul collo. E quando muore questo vecchio? E com'è? Non è morto più vecchiaccio. Se due morte per caso deve sentire questi discorsi, cosa fa? Cambia strada e viene a telefonare prima. Vai ad aprire! Esatto. Sono capo. Si accomodi, signor Tacchetto. Tacchetto, sempre nella strada. Oh, lasciamo perdere, non è caso di darmi. C'è Don Ciccino? Ancora sì, accomodatevi. Carissimo Don Ciccino, come state? È da quanto tempo non vi posso vedere. Ah, sì, cara signora Maria, come posso stare? Come avete i malandati? Anche il piacere mi fa vedervi, aspettate, e sedetevi. Grazie, è stato benissimo che dovevo venire prima. Purtroppo non è stato possibile. Sapete, gli affari sono... E voglio la sapete dare. Carmelo, Carmelo? Vieni ad aiutarmi. Signora, come andiamo a ci fare? No. Signora Maria, come va a finire per l'affare che avevo caricato? Avete un picco all'occhio? No, quale dico? Non fa male da letto. No, non ho niente. E ora che mi ha toccato la testa? Ma che dite? Non mi sembrava buono. Sentite, donna Maria, oggi mi sembrate un po' tirchiosa. Prima l'occhio, poi l'orecchio e la testa. Ma si può sapere che cosa avete? Oh, c'è quello lì. Oh, Carmelo, per questo vi scusate da 3 ore. Carmelo? Sì, Don Ciccino. Ho capito perfettamente. Sì, signore. Se volete che noi ce lo vendiamo, ci vuole per forza maggiore la vostra figlia. Cosa? Ma dove vendiamo? Perché lei non mi ha detto di vendere. Donna Maria, mi sembra vecchio stonato. La mia memoria ancora è perfetta. Prima di ogni cosa, noi due non siamo un bel niente. Secondo, che sono il proprietario, e poi io compro e non vendo. Sono in testa? Don Ciccino, e che figura mi fate fare di clienti? Io ho detto loro che lei metteva per voi di Esnea. Perché? Chi l'ha detto? Perché portate può avere. Facciamo un buon affare. Considerando ciò che ho detto prima, cioè che non vedo, per pure curiosità, posso mantenere il negozio? Quanto vale? Ma può valere sì e no, 30.000 euro. Quanto? Ma che mi sa dare
cucina. Sì, si accomodi. Signora Natalia, questa è la signora Maria Marchetto, vi conoscete? Veramente no. Non ho avuto il piacere. Io opero in altre zone. Posso fare il vampiro, ho fatto il chirurgo. Neanche io ho avuto la fortuna di conoscerla. Com'è finita? Mi aspettavo per un bel po' di tempo che sto combattendo. Prego, accomodate. Carmelo? Carmelo! Scusate, mi devo andare al bagno. Non mi sento tanto bene. Carmelo? Oh mio. Che modo, Carmelo, Carmelo, non si può lavorare in pace. Ogni volta ci vogliono tre chiamate. Offri qualcosa ai miei ospiti. Ci penso io. Posso portare un caffè, qualcos'altro? Il caffè va bene, grazie. Per me niente, non si sente. Scusatemi di nuovo. Io vado al bagno. Scusatemi. Non mi ricordo però, fermati. Avete detto, stiamo parlando di un negozio.
morire. Sì, certo. Per un testamento però ci vogliono due testimoni. Oppure quello che venite nel mio studio. E cosa faccio a venire nel vostro studio? Per quello che cambio che mi ritrovo sarà pubblicamente impossibile. Non mi recono più. E certo. Poi non mi fido di nessuno. Certo. Un notaio deve essere con la legge e per la legge. Io non posso fare eccezioni. Ma... visto che ci conosciamo da tempo e che voi vi fidate, potreste dettare le vostre volontà in un foglio. E poi adesso penso io, compresi i testimoni. Ma è una cosa legale? Come potrei fare io notaio una cosa illegale? Voi non vi preoccupate, ci penso io. Tutto questo al senso di? Una sciocchezza. Sì, ma quanto mi costa questa sciocchezza? Non ne parliamo, dettemi piuttosto le vostre volontà. Che io le traduco. Ah, non c'è bisogno che le traduciate. Le leggi in italiano. Ma che avete capito? Le traduciamo di legge. Saranno le volete tradotte, intesi? Che gente mi tocca secondare. Ignoranti, villani. Che cosa avete? Mi sembra della tramontana. No, niente. Andiamo avanti. No, ci fermiamo. Siamo al capolinea. Perché ha preso l'auto? Sì, il taxi. Dove devi arrivare? Insomma, non c'è Cino. Io non ho tempo per perdere per prendere i mezzi pubblici. E io nemmeno. Poi non ho capito perché quella taglia è di emergenza. Non è che forse fanno uno sgonfio particolare, no? Insomma, Don Ciccino! Va bene, non si calmi. Sono già calma! Vedo scritto qualcosa in un foglio, che conservo gelosamente. Ma state tranquilla che se cambio idea faccio sapere. Per adesso rimaniamo come ho detto. Ma, vedo che vi capisce. Io ci rinuncio. Comunque pensate bene a quello che vi ho detto. Il testamento è valido solo a determinate condizioni. Non potete lasciare tutto. Posso. Se lo dite voi che potete. Io devo scappare. Il caffè è pronto. 2 ore, ho perso 2 ore di tempo per cosa? Per un caffè, ma soltanto un attimo. Sì, ma che mi contate? Io ve ne prego del caffè. Ancora prima di assaggiarlo. Ma lasciamo perdere, tanto con voi. Signori, a tutti. Non me la prendo il notaio. Conosco già la strada. Ho sempre detto che come cameriere siamo alla strada. Buongiorno. Oggi sono più gli esauriti che i sogni mentali. Ah, vero, eh. Basta guardare te per rendersene conto. E che volete, stando in contatto con voi, uno prima o poi si esaurisce. Su, prima o poi per stare sotto queste mani. E di questo buon caffè che faccio? Hai messo il nostro caffè? Come al solito. Un cucchiaio di caffè e la caffettiera piena d'acqua. E mi raccomando, perché il caffè fa male. E non voglio che qualche ospite sia male e si senta male per colpa mia. Sì, fa male alla tasca. Ma sei rimasto lì impalato? Che vuoi farne? E domani il primo ospite che viene glielo offri. All'ospite sì, a lei no. Mi vuoi avvelenare? Fa preparare qualcosa, una fame. E ti raccomando di usare. L'olio a filo a filo, il gas al minimo. Carne poca perché fa male, il pomodoro con tutta la buccia e la parasola. Ma non ci vede! Carmelo, ma non ti rendi conto che la vita è cara e che non si può permettere di fare sprechi? Ma che sprechi? Siamo nel 2000 e ancora siamo con la lampada a petrolio. Signori miei, in questa casa la luce è entrata pochi anni fa. Televisione non ne parliamo, anzi, è un oggetto per i pazzi, parla da solo. Telefono, niente. Se non era per me ancora mi chiedeva il lume. La luce elettrica fa male, il gas intossica e il telefono è pesante. Pesante? Una volta forse. Quando erano di ghisa, oggi sono leggeri, sono di plastica. Sarà, non mi piace quando mi parlano nell'orecchio, no? Pensavo che si mettesse per Natale. Non finiamola ora. Non era per me, chissà dov'è. Ai. Ai. Avete fatto c'è? Che è successo? Mi è scattato il dolore qui. Carmelo, ma che hai? Quando volete sapete fare gente. Ma se non ti ho fatto niente. La lingua volge e fregge di una lancia, colpisce a morte. Lo sapete che la mia vita è legata alla vostra. Ed io vi ringrazio sempre per quello che fate. Ma quando dite certe cose, mi viene una cosa. Dai, va bene, non pensarci. Le parole sconcluse, senza senso. Sarà, ma le parole a volte fanno più male di qualsiasi altra cosa. E lasciano ferite che non si rimarginano facilmente. Così come non posso dimenticare quando mi accogliesti in questa casa dopo la morte della buona anima di mia madre. Mi avete allevato, mi avete fatto studiare, mi avete mangiato, mi avete dormire. Papà,
Sì, dai, tu non ci pensare. Mi hai fatto preoccupare. Veramente? Pensavo che la vostra unica preoccupazione fosse risolta. Dai, vai a preparare che mangiamo. Ho avuto una mattinata così pesante. E ti raccomando, cibo leggero. Ah, che sono destinata. Giusto, cibo leggero. Ah, dimenticavo. In questa settimana dovrei andare a Roma per quel concorso. Non vi ricordate la lettera del ministero? Ah già, dimenticavo quel concorso. Ma io non ti devo andarci, tanto sono già che deve essere assunto. Beh, tanto ne provo fino a quando... Questo senza lavoro e senza soldi. Carmelo, è inutile andarci, tanto sono già che deve essere assunto. Se non ci vado, come posso saperlo? Sì, certo. Se non ci fosse riporre come te che hai detto, non si saprebbe. Vabbè, io ve l'ho detto, eh. Ora vado a cucinare. Come vuole il signore. Ha ragione, Carmelo. Le parole fanno più male di una bomba, vedo in certi momenti. Meno male con lui. Per i miei nipoti posso morire nemmeno se ne accorgono. Una parola può salvare una vita e un'altra può farla morire. Non facevi i bambini, per favore.
Cosa sono questi gesti volgari? Avete detto che mi faccio succedere un incidente? Certamente! Chi pensa di passare una di incidenti ed accidenti? Torna! Meglio se torniamo alla confessione, va! Allora, parlate! È una cosa che mi tormenta da quando l'ho sentita. Dite pure, senza remore. Senza chi? Remore, freno, indugio. Quale remo? Qui non c'è nessuno. E poi è una cosa che sanno tutti. La confessione è come una cassaforte. Ciò che entra non esce più. Come le sue tasche. Ciò che entra non esce più. Quando è così, mi confesso di sapere che voi avete... Che c'entro io? E poi lo so io. Posso dirlo, sono confessato. È due ore che ve lo dico, sì. Due figli. Avevate due figli e non l'avete detto mai a nessuno. Mascalzone. Non sono figli miei. E va bene. Nella vita bisogna fare del bene. Questo è un nome importante. Allevare due figli che non sono propri è carità cristiana. Non avete capito? Non parlo di figli miei. E allora di chi sono? I vostri. So che avete dei figli. Ma non dite bestialità! Perché risentate? Ma perché, scusate? Questa me la chiamate in confessione. Ma non avete detto che poteva dire tutto quello che volevo? Sì, d'accordo, ma non stupidità. Comunque sono voci di popolo. Sono voci di diavolo. Quei ragazzi sono identici, vi assomigliano come un goccio d'acqua. È coincidenza della vita. E la madre è una bella donna. Va bene, va, basta. Non intendo più ascoltarvi. Siete sacrilego. Come? Prima mi vogliate, ora mi seccate. Io vi ho detto di confessarvi, non di sparare sul vostro parroco. E perciò che vi stavo confessando. Proprio perché non credevo alle voci che sentono in giro. E credetemi, ho un peso sul cuore. Se di confessione si tratta, non posso fare altro che ascoltarvi. Ma attenzione! Dovete confessare i vostri peccati, che non dovete confondere con i pettegolezzi. Ma... cos'è che si dice? Mi pare giusto. Si dice, tutti sanno, che quando siamo stati grandi, gli avete comprato una casa. Stomaco, cuore pure fegato! Gli dicono i pettegolezzi. Basta, basta. Io ho detto di non continuare con le festività, con le cose senza senso. Piuttosto, avete pensato di offrire qualcosa ai poveri? Ah, ecco perché siete venuto. Mirate i miei beni. Stamattina mi sembra che avete voglia di dire cose sconcluse. Io? E allora chi? Prima mi dite con due figli. Perché non è vero. E ci torna. E io ci sto calmo. Vi voglio ricordare che sono un prete. E allora? I preti non possono avere figli. Forse nel seminario... Va bene, ho capito. Per la vostra incolumità e per l'abito che indossa è meglio che vada. Lasciate stare la mia licenza e le chiacchiere. Ricordate, è bene con l'uomo facoltoso di ai poveri alla chiesa quello che ritiene giusto. Ho detto bene, un uomo facoltoso. Non un poveretto come me. È proprio un poveretto, non direi. Ma perché? Forse per quattro cosette sono ricco. Già, è qualcosa. Comunque pensateci. Ai ai. Che succede nel ciccino? No, niente, sono un po' di dolore di stomaco. Ieri sera ho mangiato qualcosa che mi ha fatto male. Volete che vi faccio fare un po' di acqua bollita? Come potevate dirlo? Perché eravamo in confessione. E torna! Prima di ogni cosa, la confessione la ricevo io e non voi. Infatti la gente parla, ma non sa quello che dice. Vedono una donna in canoni che subito diventa la moglie o addirittura l'amante del parroco. Non si rendono conto che c'è gente bisognosa e che viene in chiesa solo per chiedere aiuto o per elemosinare. No! Devo dar vita alla fantasia, devono sparare di tutto e di tutti. Avete ragione, certo. Infatti il velluto gliel'avete dato. Anzi, gliel'avete dato due. Vabbè, va, ho capito. Voi siete duro. Io sono venuto a farvi visita e voi mi insultate. Perdonatemi, era solo per smentire le voci di popolo. E voi pensate invece di pensare a quelle dell'anima anziché a quelle della gente. Pensate che dovete morire. Io devo morire. Buonanotte! Pensate che oggi è quello che vi ho detto. Ci penserò. Mi faccio accompagnare. Perché... non mi preoccupate. Mi dirò la porta io stesso. Una prossima volta mi assicurerò su quello che mi riferiscono. Certo, sono morto. Arrivederci. Buona giornata.
Cosa è successo? No, no, niente. Ci stavamo solo confessando. Sai, quando ti regalo una voce così grossa, la sentono anche i soldi. Sembrava una confessione con il diavolo, ma in genere la si fa a bassa voce. Che dici? Ma lui non è il parroco che ha due figli, almeno tanto a quello che dicono le persone. Ma su, dai, cammina, che dici? È un parroco lui. Non lo dico, io lo sanno tutti. Che ne so io? So solo che un dolore di stomaco che non posso stare nemmeno a caricato. Sei rimasto lì come un bel posto di caffè, dall'altra parte. Ai, ai. Avete bisogno di qualcosa? Volete che vi faccia un po' d'acqua bollita? D'acqua bollita? La devi fare a tua sorella? Come volete? Sempre un soldo, ha una testa. Ai, ai. Non posso resistere dal dolore. Sento che muoio. Non ho spirito nemmeno di stare a letto. Ai, ai, ai. Carmelo! E Carmelo! Carmelo! Sta scappando l'asino! Che c'è? Non mi date nemmeno il tempo di posare le cose! Vieni qua, aiutami! Sono dall'altra parte, che fai? Aiutami su! Ho un dolore di stomaco che non posso stare! Prendi il bastone, grazie! E non rallegrarti! Perché ancora non è giunto il momento! La mattinata ha avuto un buon inizio! Ho solo un dolore di fusione nello stomaco! Forse se vado in bagno mi passa, vai! Ma non puoi essere che mi sarei avvelenato, no? Come no? Che cosa hai messo nel mangiare? Dimmi la verità! Aspetta, mi lasci pensare. Ah! Ho condito la finestra con un po' di zolfo, misto con del veleno per i topi, per essere sicuro delle pelle. È la verità di come mi sento! Da lontana te le immagini! Don Ciccino, è mai possibile che pensate al male? Vuole essere accompagnato? No! Meglio solo che erano accompagnati. Nel frattempo che sono in bagno controllo il letto. Mi sembra un po' affossato duro. Ma mi sento più la schiena. Aia, non so riposare più bene. Aia, aia. Aia. Dice che si sente male, è la colpa mia. Per forza deve sentirsi male. Mangia tutto quello che metto in tavola. Non divora il tavolo perché non lo può rosicchiare. È un vero porco. Divora tutto. Quale colesterolo, zucchero e cannella? Quello è più sano di un pesce. Mamma mia! Che puzza di cose oltrepassate. Qui ci vuole una maschera antigas. Vediamo che cos'ha questo letto. Quante spugne. Sono i ladri. Come mai la porta aperta? Me. Ah, venite. Mela. Entrate, accomodatevi, allo zio far piacere vedervi. Sì, faccia. Piuttosto, siamo sicuri che è morto veramente. Bene, stava male. L'altro giorno si metteva a dire al notaio che stava morendo.
che non dorme. Che puzza, è sicuramente morto. È morto, è morto! Come? Come è potuto morire? Ah, che lagna che siete tutti e due. La cosa più importante è che è morto. Come è potuto lasciarci proprio ora? Così tardi? Perché non siamo morto prima? Ma finiamo con questa farsa. Questa non è una farsa. Io sono addolorata veramente. Presente l'orata. Io sono... un cane, ecco ciò che sei. Un cane senza padrone. Sta attento a quello che dici, perché io... Ma dico, la volete finire? E poi, davanti a un morto, un per, po' di rispetto. Per rispetto di un morto si è andato una moribonda. Ma chissà dove. Ma secondo te dove deve essere? Nel letto, no? Almeno accendiamo le candele. Bestia, tanto era fissato che doveva morire che si è fatto mettere le candele vicino al letto. Potessi trovarlo prima dell'arrivo di Mena. Se proprio lo vuoi trovare, ti ho detto di cercare nel letto, sotto le lenzuola. Brava, ma se ne pure un po' di rispetto per lo zio. Ma che stai facendo? Che cosa mi hai detto di fare? Ma quando sei stupida. Ma come? Prima mi dici di dirlo a tutti e poi che sono stupida. Hai ragione, dovevo dire dare cervellata. Che cosa? Senza cervello. Ma cosa è la compagna dello zio? Che mi rispedisco subito da lui. Ma dico, la volete finire? Cerchiamo piuttosto prima che torna Mena. Mi piacerebbe sapere dove l'ho nascosto. Era un vecchio furbo. Ma si può sapere che cosa state cercando? Mi sembrate due donnicciole. Un testamento, il libretto coi soldi, qualcosa insomma. Un testamento? Ma l'altro giorno non è venuto il notaio? Sì, ma non ha concluso nulla. Il vecchio furbo non gliel'ha fatto vedere. Ora gli è finita tutta la furberia. Ha ragione Mario, quello era troppo furbo. Infatti ha detto al notaio che aveva riportato sulla carta la sua volontà. Una specie di testamento. In questa casa ci deve essere corretto dare, se non spezzare le candele. Si può sapere dove l'ha messo, maledetto vecchiaccio? Ma che cosa ti ha fatto di tutta questa rabbia? Che mi ha fatto? Non mi ha dato neppure un centesimo quando gli ho chiesto il negozio di Catania. Non ho capito. Tu volevi soldi o il negozio? Lui intanto ha cliccato per un bel.
scopri. Cerchiamo di dare meno pesante, scopri. Ma che è successo, Mario? Che c'è? Che è successo? Che c'è? Io mi date le scopole e poi c'è successo da qua sopra. Piano! Piano? No, guarda, che se erano piano l'avrei accettato in silenzio. Invece sono state forti. Ma quali scopole? Sentite, non mi voglio innervosire. Continuiamo a cercare. Però questa volta ci vuole qualcun altro. Ci guardo io. Mela, io... Cosa?
da tanto tempo che voglio dirtelo. Sì. Mela, io ti amo. È l'unica cosa che voglio possedere, il tuo amore. L'unica cosa che voglio sei tu, Mela. Carmelo, ma che c'entra? Non mi confondere ancora di più. Anche io provo simpatia per te, ma in questo momento sono così confusa. L'amore è la dote più bella. Non ci può essere tesoro o testamento migliore. Ancora non capisco perché mi stai dicendo tutto questo. E poi cos'è successo? Sono venuti i ladri? Peggio, perché fino a quando i ladri sono degli estranei e ci può essere un po' di tolleranza. Ma quando questi sono tuoi parenti è la cosa peggiore che ti può succedere. Cosa vuoi dire? Ora ti racconto, sediamoci. I due cugini si erano messi d'accordo con il sensale, che a sua volta si è messo d'accordo con il notaio per togliere tutti i beni al tuo zio senza spendere un centesimo. Non ci posso credere, i miei cugini hanno organizzato tutto questo. Certamente. E tu come fai a saperlo? Ho sentito parlare quel tacchetto con il notaio e mettersi d'accordo circa questi beni. Oggi, quando sei entrata, io facevo il morto perché mi vergognavo, poiché ero un bugiardo. Così il morto eri tu? Mi sono preso uno spavento. Ma perché non mi hai chiamato? Non ho fatto in tempo che sei scappata via. E questo macello? Tutto loro cercavano un testamento, dei soldi e hanno tirato tutto fuori. Adesso mi spiego. Mela, io... Ma tornate in arrivo! No, non vi preoccupate. Per voi ci sono cose diverse. No, oggi si cambia registro. Carmelo. Tu? Vuoi veramente bene a Mela? Vuoi di qualsiasi altra cosa. Bene. Allora, vai in pasticceria e compra un po' di cannolo e una bottiglia di champagne. Festeggiamo! Dio, ma che c'entra? Cosa festeggiamo? Lascialo stare, è diventato pazzo. Comunque non c'è più, è quasi morto. Siete stati informati male?
andati. Esattamente. Ma che è successo? Come mai quell'individuo qui? Mi sono preso uno spavento. È una storia troppo lunga, cercavano un finto morto. Sei arrivata proprio a tempo debito. Ma che è successo? Cara Peppina, da oggi si aprono le strade, possiamo fare chilometri e chilometri. Carmelo, non credo che... Di sicuro non è il Don Ciccino che conoscevamo prima. Non perdiamo altro tempo, perché il tempo passa e non torna più. Festeggiamo! E che cosa? La mia resurrezione è il loro matrimonio. Basta con questa vita misera e meschina. Ho già capito ciò che vale veramente, che ho sbagliato, che ho perso tempo e salute a fare risparmi. Perché la vita ha bisogno di essere vissuta minuto per minuto. Diversamente uno si sente e resta sempre un quasi morto. Auguri! Rimanete al proprio posto perché se ne hanno 5 minuti ancora. Pasquale, un attimo. Vai. Ci siamo? Dicevo, stiamo ancora qua. Pochissimo tempo anche per dire grazie. Abbiamo celebrato in questi giorni, come saprete, la giornata della gratitudine. Questo è fondamentale. Rientra nel nostro programma di formazione. Il perché noi come parrocchia facciamo queste, abbiamo queste iniziative e le portiamo avanti con sacrificio, ormai è palese, tutti lo sapete, no? Non è soltanto un teatro per il teatro, ma è sì anche un momento ludico, ricreativo, culturale, ma vuole essere soprattutto un momento formativo, di aggregazione. E non già soltanto da parte per i ragazzi, per i giovani, ma per le famiglie, per la comunità stessa. E vi assicuro, lo sapranno i genitori interessati, abbiamo dovuto lavorare, loro si sono sacrificati. Anche voi. Piuttosto. Allora, non è che voglio fare altri commenti o la predica, ho pensato sia giusto. Avrei voluto dare chissà che cosa a nome mio, a nome della parrocchia, ma purtroppo, anche perché abbiamo dovuto spendere soldini e soldoni per fare un passo avanti, comprare i microfoni e via dicendo, e si accontenteranno di un attestato, quindi li chiamo in ordine di apparizione. Attestato di merito a Francesco Anello. Per la brillante interpretazione di Don Ciccino. Attestato a Nico Acchisani per l'interpretazione di Carmelo. Palma Torchia, che ha interpretato Donna Peppina. Giuseppe Giampà, che ha interpretato Don Gaetano Bossini. Si distingue ancora il Bossini. E qua si tratta invece di un dottore, Gabriele Carchetti, dottor Carmati. Maria Fiumara, che ha interpretato Nicola Tacchini.
Maria Tacchetto. Perché all'origine era Nicola, ecco perché. Poi attestato di merito sempre a Federica Serrao, che ha interpretato il notario. Antonio Rimardi, il mio collega, Don Calogno. Sibilla Lore, questo per dimostrare che ha interpretato Mela e la sua presenza in particolare, per dimostrare che noi siamo aperti anche a quelli che vivono altrove. A suo tempo, l'anno scorso, ricorderete, nel prepararci alla recita di Don Camillo, ebbe a dire pubblicamente in chiesa se c'è qualcuno che vuole recitare, se c'è qualcuno che vuole fare da regista, qualcuno che vuole dare la mano, no? Era questo all'insegna dell'apertura. Quindi Mela è stata interpretata da Sibilla. Attestato a Foca Carchei, che ha interpretato Mario. Letizia Simonetti, della parte di Lorca. Questo da parte di tutti, per l'affetto che hanno. Poi attestato di merito a Daniela Anello, che ha interpretato Trisce. Antonio Galati, che vuole forzarmi in precedenza. Per chi non lo sapesse, lui è il più giovane animatore dell'oratorio. Bravo! E infine attestato di merito a Giuseppe Mancari, che ha interpretato Giovanni. Sarà il protagonista della prossima rappresentazione teatrale dal nome Il Luminare della Medicina. Sarà più breve, ma forse più comica di quella di stasera. Non mi resta altro che ringraziare tutti. Ah, sapete quando sarà la prossima? Sabato 16, stesso orario, stesso luogo, pace e bene.
Matteo Carrabbiolo.